Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace che ci dona Cristo risorto sia con tutti voi nelle vostre case, nelle vostre famiglie, soprattutto nelle situazioni più difficili, tormentate e tribolate della vostra vita. Siamo alla quinta domenica di Pasqua e dopo aver ascoltato, anzi io direi proprio contemplato, le immagini, le icone delle apparizioni di Cristo risorto ai discepoli, dove ogni domenica una perla ci è stata donata, possiamo ora cominciare a vedere un po', grazie alla parola di Dio che ci viene offerta, come concretizzare nella nostra vita quotidiana questa gioia pasquale, questa risurrezione, questa vittoria sul peccato e sulla morte di cui Cristo ci ha resi partecipi. E allora proprio in questa domenica, ecco, cominciamo a scendere nel concreto con questa esortazione di Gesù: amatevi come io vi ho amato, che vedremo in che cosa e di che cosa si tratta. Intanto nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 14, noi vediamo che sta volgendo al termine il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, e percorrendo a ritroso il cammino nelle città evangelizzate, essi confermano i discepoli. E questo termine è un termine tipico, un linguaggio tipico del linguaggio missionario del primo secolo. Cosa significa che Paolo e Barnaba confermano i discepoli? Significa che, ecco, essi con la loro azione missionaria intendono consolidare nella fede e nella prassi cristiana tutti quelli che hanno accolto la loro predicazione e il loro annuncio, e che però, ecco, corrono il rischio di essere disorientati dall'esperienza della persecuzione che dovunque accompagna la predicazione, colpendo in maniera particolare coloro che sono gli apostoli, coloro che sono per ministero annunciatori del Vangelo. I nuovi discepoli sono esortati quindi a rimanere saldi nella fede, vivendo le tribolazioni della missione come una partecipazione alla passione di Cristo. E poiché le comunità fondate, evangelizzate, devono poter continuare il loro cammino, allora gli apostoli istituiscono in ciascuna comunità i presbiteri come nuova forma di organizzazione ecclesiale, una prima forma di organizzazione ecclesiale. Questo è un momento importante per la vita della comunità, che va ovviamente accompagnato dalla preghiera, dal digiuno, dall'affidamento al Signore. Che cosa è importante, ecco, per noi prendere da questa lettura, da questo racconto, da questa prima esperienza di Chiesa? Beh, veniamo a sapere e scopriamo che la missione apostolica e quindi la responsabilità ecclesiale ad ogni livello sono dei compiti che il Signore affida ad alcuni, ma di cui tutta la comunità deve farsi carico, sostenendoli con la preghiera e l'offerta del proprio sacrificio, delle proprie preghiere, delle proprie intenzioni. Ecco, fratelli, proprio in questa, possiamo dire, in questi primi vagiti della Chiesa, delle origini, noi troviamo le basi, il fondamento, il cuore dell'essere Chiesa, e cioè
per esempio, uno di questi aspetti importanti che ancora oggi è necessario consolidare, la corresponsabilità ecclesiale. Noi ci accorgiamo oggi che, nonostante siano passati quasi 60 anni dal Concilio Vaticano II, questo concetto di corresponsabilità tarda ad essere, come dire, ingerito, ruminato e non ancora diventa l'abito permanente delle nostre chiese, delle nostre parrocchie, delle nostre comunità. Invece la corresponsabilità rende la comunità viva, efficace, produttiva, vivace. Oggi si è concentrati molto sull'effervescenza delle nostre comunità. Pensiamo che il moltiplicare quante più attività possibili rende la parrocchia, la chiesa, il gruppo vivo, vivace, fiorente. E invece non è così. Le effervescenze, proprio perché sono effervescenze, arrivati a un certo punto si sfiatano, si sgonfiano e diventano stagnanti. Invece ci viene chiesta la vitalità che nasce dalla corresponsabilità. Se ciascuno di noi, in quanto battezzato, si sente responsabile della vita della comunità, responsabile nel sostenere il sacerdote, responsabile nel sostenere i fratelli, responsabile nel mettere il bene della comunità e della Chiesa, cioè prima del bene personale, ecco, tutto questo rende le nostre chiese, le nostre parrocchie, i nostri gruppi vivi, vitali. E quella frizzantezza che vediamo diventa non semplicemente l'entusiasmo di un momento, ma diventa una espressione vitale e gioiosa di una comunità che vive, ama, prega, lavora, edifica le coscienze e i cuori. Ecco, il Signore davvero ci dia questa grazia di vivere la corresponsabilità non come un mezzo e una modalità di comando, perché sentirsi corresponsabili non vuol dire che tutti possono comandare e tutti possono decidere. Essere corresponsabili, in sostanza, fratelli miei, significa vivere l'appartenenza alla parrocchia, al gruppo, alla Chiesa diocesana, alla Chiesa universale, in un atteggiamento permanentemente sinodale, dove cioè, ecco, c'è il confronto, c'è la messa in campo di carismi e talenti nella vita ministeriale, e dove il bene viene sempre condiviso, allargato e quindi per questo moltiplicato, dove non ci sono i partiti, non ci sono i pareri personali che si impongono prima di quelli degli altri, ma dove c'è appunto un'orchestra sinfonica che ciascuno con il proprio strumento e con la propria partitura, possiamo dire, vive in maniera armonica la stessa melodia, che diventa una sinfonia nella comunione. Poi, carissimi fratelli, tutto ciò deve avere però, come ci viene detto nel Vangelo che ascolteremo, deve avere però un bagaglio importante e necessario: l'amore di Cristo in noi, l'amore di Cristo che fonda, motiva e, possiamo dire, modalizza l'amore di tutti noi, l'amore fraterno. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni che leggiamo in questa quinta domenica di Pasqua. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ecco, inizia con questo brano, tratto dalla fine del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, il discorso di addio di Gesù. La porta del cenacolo si apre e Giuda di notte, Giovanni ci tiene a sottolineare questo, non per farci la cronaca di una situazione meteorologica o cronologica, ma quanto per comunicarci e farci entrare e respirare quel clima tetro, buio, che stava in quel momento compiendosi e avviandosi. La porta del cenacolo quindi si apre, Giuda esce per consumare il tradimento, rompe la comunione con il collegio apostolico, con Gesù Cristo innanzitutto, e la notte del peccato, e la notte, dice Gesù, del principe di questo mondo. E Gesù sa che nel giro di poche ore egli sarà solo nel giardino del Getsemani, avvolto da quelle stesse tenebre che cercheranno di inghiottirlo e contro cui dovrà lottare fino all'effusione del sangue. E sa tutto questo, tuttavia ai discepoli parla di glorificazione del Figlio dell'uomo. La gloria di Dio, infatti, questo è un primo dato importante da prendere per noi, non è il successo mondano, quando piuttosto il trionfo del bene a spese proprie, che deve nascere proprio dalla tribolazione, dal sacrificio di sé. Non esiste bene se non è frutto di questa donazione, di questo donarsi completamente all'altro, nella libertà, nella gratuità e nella totalità. La croce, quindi, è la fonte del bene. E Gesù si preoccupa per i discepoli, che tra poco rimarranno soli nel dubbio, nello scandalo. Ecco allora che lascia il suo testamento, il comandamento nuovo dell'amore vicendevole. Intanto è importante sottolineare, carissimi amici, che il comandamento che Gesù lascia nasce dalla sua vita, non è un'esortazione, non è una predicozza, ma è proprio l'invito a imitare questo modello. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. In greco questo come è praticamente katos. Katos in greco non significa soltanto nel modo in cui io vi ho amato, amatevi anche voi, che già questo sarebbe un messaggio oltremodo profondo e grande e alto, ma indica anche il perché io vi ho amato. Amatevi fra di voi nel modo in cui vi ho amato e perché io vi ho amato. Quindi l'amore di Cristo è fondante l'amore dei fratelli. Non si tratta, fratelli cari, di vivere la filantropia soltanto, che è in sé un valore importante. Quanti atteggiamenti filantropici, quante associazioni filantropiche, quanto volontariato si fa nel mondo, il cosiddetto volontariato laico, che è proprio questo amare l'umanità, ed è questo sentimento che Gesù ama, apprezza, che Gesù coglie di buono nella nostra vita. Ma il cristiano deve avere un di più che lo avvolge e lo caratterizza.
L'amore filantropico, l'amore per i fratelli, non è soltanto un imitare l'amore di Cristo, ma è proprio perché Cristo ci ha amato, il Figlio di Dio non ha disdegnato il sacrificio della sua vita, della sua esistenza per l'umanità. Proprio per questo noi dobbiamo vivere l'amore fraterno. E ora traduciamo questo nella comunità cristiana, nella famiglia, nella parrocchia, nella vita ecclesiale, a tutti i livelli, in tutti i ministeri e in tutte le realtà. Cioè l'amore cristiano, l'amore che il Signore ci trasmette e che ci esorta a vivere, è un amore del sempre, comunque, dovunque e per chiunque. E questo amore dilatato all'ennesima potenza rende credibile la fede che noi professiamo, e rende evidente, provata la fede che noi professiamo. Altrimenti, fratelli cari, possiamo predicare come e quanto più elegantemente, profondamente e suggestivamente vogliamo, ma se la nostra vita non respira e non profuma di questo amore, saranno semplicemente effervescenze, proprio come dicevamo prima, che lasciano il tempo che trovano. Se vogliamo essere creduti nella trasmissione della fede oggi, dobbiamo essere credibili nell'amore fraterno, del come e perché Cristo ci ha amato. E questo è l'augurio che faccio a ciascuno di voi per questa settimana. E questo è quello che è l'invito che ci rivolge il Signore, su cui, ecco, vi chiedo di meditare nelle vostre preghiere personali. Pace a voi.